Io ho pensato di dedicarti delle parole che si aggiungono a quelle che ti ha dedicato Andrea Amato nella copertina. Da grande farò l'avvocato come papà. È il sogno di una ragazza bellissima che con la spensieratezza dei 18 anni si ritrova a indossare la fascia di più bella d'Italia ad affrontare il primo bivio importante della sua vita. Non diventerai avvocato, ma nel cassetto delle tue cose preziose custodisci le parole di papà Alberto. Fate quel che volete nella vita, ma dovete essere i numeri uno. Parole impegnative che tu declini facendone una questione di stile. Non conta il numero delle apparizioni, ma il meglio che puoi fare. Mamma Marisa ha tre cassetti. In uno ci sono tutti i suoi orecchini, gli anelli, le collane. Puoi mettere in ordine il mio cassetto, ti dice da piccola, quando vuoi farti felice, quando vuole farti felice. Tu lo apri e tiri fuori tutto, indossi quei gioielli e pensi alla donna che sarai. Una grande professionista e una mamma che alla felicità di ogni madre aggiunge quella di chi non credeva di poter realizzare il suo sogno. In poco tempo i tuoi cassetti sono caduti a terra e il loro contenuto si è sparso intorno. Perdere i genitori significa smettere di essere figli. Perdere l'amore ci fa sentire allo scoperto. Riordinare quel cassetto è difficile, ma è una cosa che tu sai fare da quando eri bambina. Quale gioia ti potrà donare il nuovo ordine che saprai creare? Quante cose in queste poche parole. Ti sei emozionato perché queste sono delle cose che... Che viviamo tutti. Il naturale corso della vita è quello che succede a tutti. Io, vabbè, ho avuto, diciamo, la sfortuna che degli eventi si sono succeduti in tempo molto breve e questo ha reso tutto più duro. I cassetti però li sto rimettendo a posto. Usiamo questa metafora. Sono ottimista e rimettere a posto il cassetto degli orecchini, delle collane di mia mamma era un premio, no? Come hai detto tu, quando mi comportavo bene lei mi diceva puoi rimettere a posto il mio cassetto. Io lo rovesciavo e sbirciavo e guardavo e provavo e mi guardavo allo specchio. Ho rovesciato il cassetto, lo sto rimettendo a posto e sono ottimista. Sai, Andrea Amato nella copertina ha detto una cosa che tutti pensano di te e che tutti i nostri colleghi pensano di te. Cioè, ti si vuole bene. Non hai mai rotto con qualcuno, non hai mai litigato con i tuoi colleghi con cui hai condiviso conduzioni, insomma hai un ottimo carattere. Però io vorrei farti una domanda che è figlia di una conversazione privata che abbiamo avuto io e te la scorsa estate e ci diciamo spesso la verità quando ci parliamo al telefono. Sempre. E ho la sensazione che per te essere una professionista per bene abbia reso più difficile il tuo percorso professionale. È una percezione sbagliata o giusta? No, non è una percezione sbagliata, perché come tu sai c'è stato un periodo storico che forse adesso sta un po' cambiando, in cui la televisione, quella fatta con garbo, quella fatta con educazione, l'entrare in punta di piedi nelle case dei telespettatori non era più di moda. E quindi la mia cifra, quello che poi io sono, io penso di non essere tanto diversa poi nella vita, era passato un po' di moda. Io però ne ho approfittato perché in quel periodo ho cresciuto mio figlio, sono stata a casa, ho cresciuto mio figlio Leonardo e poi sono tornata sempre in punta di piedi, sempre con il mio modo. Io non lo posso cambiare, Pigi, non posso essere diversa da come sono. È vero, la telecamera è un filtro, delle volte, non sempre noi siamo proprio esattamente come siamo nella vita, però in linea di massima una cifra di autenticità c'è sempre, ci deve essere. E questo forse un po' mi ha penalizzata, ma a me non importa. Io sono felice di quello che faccio, di quello che sono, di essere amata per quello che sono stata in TV, di quello che sono e di quello che sarò. E c'è una persona, che è la più importante della tua vita, a cui so che tu vuoi dedicare delle parole. Sì. E sono felice che tu abbia scelto questa trasmissione per farlo, perché tuo figlio è un essere molto molto speciale che ha compreso in questo periodo difficile le tue ragioni e quelle del papà. È stato bravo, bravissimo. È un ragazzo molto sensibile,
Maturo, e, però. E più maturo dell'età che ha. E questo sicuramente lo si deve alla vostra educazione e all'educazione soprattutto della mamma. Quali sono le parole che vuoi dedicare a tuo figlio? Posso leggerle? Ho scritto proprio una lettera. Ho scritto una lettera. A Leonardo.